dei binari, una stazione, luoghi che solitamente sono di passaggio, di transito, ma in questa storia sono casa. È la storia di un bambino il cui mondo iniziava e finiva a Fornello, una sperduta stazione dell'Appennino tosco-romagnolo. È la storia di Marcello, il bambino del treno. Se Marcello è il protagonista di questo singolare vissuto, Paolo è colui che ci ha ambientato un romanzo, consegnando questi luoghi alla memoria. Memoria che è fondamentale per salvare un luogo troppo suggestivo per poter scomparire. Un paese stazione fantasma dove il treno passa, ma non si ferma più. Si ritorna a Fornello. Ricordo sempre che da bambino con i genitori si faceva questo viaggio da Fornello fino a Gazzaia. Sì, per gli approvvigionamenti si doveva fare un'ora di questa mulattiera, ma per Marcello c'era un'alternativa più comoda. Più delle volte si passava per la ferrovia, che era sempre interrotta dalla guerra. Marcello vive i suoi primi 8 anni di vita in una stazione da ricostruire, dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. I ricordi di Fornello ce n'ho tanti. Sono nato qui, in questo stabile. Il treno non passava perché la ferrovia era stata devastata dai tedeschi in ritirata, quindi non c'era niente. C'era solamente il babbo e la mamma e qualche famiglia qui intorno perché ancora era abitato. Ora non c'è più nessuno. 2 abitazioni disposte su 2 piani, la Torre dell'Acqua e 2 binari. Questo era Fornello, il borgo stazione. Questo minuscolo punto di passaggio, ma anche di vita, tra 2 gallerie, diventò a metà Novecento il punto di riferimento dell'isolatissima Valle del Muccione, un luogo dove non arrivava neppure la corrente elettrica e dove il contatto con il mondo esterno era praticamente impossibile. Sono rimasto qui fino al 1957, dal 1949 che sono nato, perché mio padre era stato assegnato l'alloggio qui nella stazione per tenere sotto controllo un pochino gli impianti nell'attesa della ricostruzione della ferrovia. Era stato messo qui dal regime fascista perché lui in Albania aveva perso il braccio destro e quindi il regime per premio l'aveva dato l'impiego alle ferrovie, fino a quando poi non si è sposato nel 1947 e anche mia madre poi veniva su. Marcello ci mostra i luoghi della sua infanzia, il punto dove sgorgava acqua di sorgente, il lavandino dove la madre faceva il bucato, la sala d'aspetto, i luoghi dei giochi con la sorella minore. Ora c'è un binario solo, si vede qui, una volta ce n'era 2. Prima c'era una casa cantoniera che ora è stata demolita. La mia mamma la ci teneva i polli e la mattina tutte le mattine si andava a governarli. E poi c'era una stalla dove ci tenevano le capre. Per me tornare a Fornello è come tornare a casa. Io non ho mai abitato qui, quindi non ho mai conosciuto, a parte Marcello, gli abitanti di questi luoghi. Però li ho vissuti proprio per tutta la ricerca e il tempo che gli ho dedicato per scrivere Il bambino del treno. Quando si scrive, in qualche modo ci si riappropria o si appropria di una realtà che è stata. Quindi non si può non amare questo luogo proprio per i ricordi e per le testimonianze che porta. È stata una comunità che è scomparsa. Questa finestra sbarrata era la finestra della camera da letto dove dormivo io da bambino. Dentro c'era la comunicazione con le stanze di là, che c'era l'ufficio del capostazione. E la scuola? Tutta fatta in casa. Questa che si vede murata era la porta dove ho fatto la seconda elementare. Eravamo 3 bambini e la maestra veniva da Firenze e stava ospite da noi tutta la settimana, perché tutti i giorni viaggiare sarebbe stato impossibile. Ricordo sempre la maestrina di seconda elementare. Lei era rimasta entusiasta da come si viveva lassù, come noi eravamo entusiasti quando il secondo ci portava a Firenze per la sua città. Non si era mai visto le automobili lassù, i motorini che facevano un baccano. Qui c'era un silenzio, ma c'era ancora. E di divertimenti? Balocchi fatti con pezzi di legno, camminate lungo il bosco. Questa era una zona che vedevo come attività, prevalentemente c'erano agricoltori, pastori e soprattutto carbonai. In questo spiazzo il mio babbo ci faceva l'orto negli anni 50. Quando si scendeva per fare la spesa giù a Gattaia, per me era un avvenimento perché difficilmente si andava via di qui. E mio padre metteva sui binari in carrellina a pedali che si scendeva giù a Ronta, passando per le gallerie perché la ferrovia ancora non era stata riattivata, però i binari erano rimasti intatti. Anche i carrelli a pedali. E la mia sorella si stava io a sedere. Mio papà e la mia mamma in piedi qui, con la leva di freno a portata di mano. È salita, mi ricordo che il babbo e la mamma duravano una grande fatica, ansimavano. Una salita che era faticosa anche per le locomotive a vapore. Quindi si agganciava una seconda locomotiva di spinta in fondo al convoglio. Quando si arrivava qui, che ormai la parte più ripida era stata superata, il treno continuava con la sua locomotiva e la locomotiva di spinta rimaneva a Fornello.
Intanto il mio spericolato collaboratore va in esplorazione sulla torre idrica, la torre che raccoglieva l'acqua per caricare i tender delle locomotive a vapore. Vedi, quello è l'idrometro, tramite un cursore praticamente legato a un galleggiante interno, indicava il livello dell'acqua. Un giorno in questa stazione si fermò Mussolini, in transito verso la Romagna. Per salutarlo vennero qui a Fornello. Una signora anziana l'avvicinò e gli disse: Eccellenza, lei dice sempre marciare e non marcire. Ma qui come facciamo a marciare se non abbiamo la strada? E lui rispose: Sperate. Qualche tempo dopo arrivarono dei geometri con dei progetti, però come si vede ancora la strada non è mai stata fatta. Hanno sperato in vano? Hanno sperato in vano, sì. Questa piccola stazione di servizio della linea Faenza-Firenze è del 1893, quindi ne ha viste due di guerre. La seconda guerra mondiale in particolare. Qui furono anche razziate delle persone da portare poi nei campi di lavoro, forse in Germania. Questa è una cosa che si lega con la mia fantasia, perché nel mio libro io immagino che qui una notte del 1943, dicembre 1943, avesse la possibilità di fare degli interventi su Fornello. E quindi si fece questo lavoro praticamente in crowdfunding. Sono racconti ferroviari, ma non ambientati a Fornello, con un'eccezione, i racconti di Marcello. E questi sono veramente ricordi di Marcello qui a Fornello. Nel 1957 a mio padre fu assegnata una casa cantoniera fra Borgo e San Piero a Siave e allora ci trasferimmo lì. Il trasloco fu fatto con una macchina a vapore che ci portò a questo casello. Una meraviglia, perché il treno così, la macchina a vapore, non c'era altro, nulla. Quando poi ci siamo trasferiti è cambiato completamente la vita, perché lì confronti con altre persone, vedere gente nuova. La ferrovia mi è rimasta talmente che poi sono diventato ferroviario. Il mio desiderio era sempre quello di lavorare in ferrovia, in particolare di fare il macchinista. E ce l'ha fatta? Io ce l'ho fatta e sono entrato in ferrovia nel 1973. Ripassandoci dopo tanti anni da macchinista, l'emozione era sempre forte, perché ripensavo sempre a quando passavo su quel carrellino spinto da genitori. Quando ho scritto Il bambino del treno, sapevo della storia di Marcello Paranizzi, ma non lo conoscevo. Accade che io vengo a presentare il libro quasi in anteprima qui a Vicchio, conosco Marcello, do una copia a Marcello del libro, perché volevo capire se ero riuscito a recuperare l'atmosfera di questi luoghi. Passa una settimana, 10 giorni, suono il telefono: Marcello, ciao, hai letto? Sì, ho letto. Allora, momento di così, un po' di ansia, dico: ma sono riuscito a rendere quello che era il tempo, l'atmosfera, la comunità o no? E mi ricorderò sempre che lui mi disse: a voia, a voia. Questa è stata forse la soddisfazione più bella di aver scritto un libro ambientato in questo